Ciao ragazzi, oggi vi propongo una tipologia di video abbastanza insolita per il mio canale. Sto parlando dell'unboxing. Ho ricevuto un pacco bello sostanzioso da Black Squirrel, una piccola azienda italiana che realizza a mano e commercializza tutta una serie di accessori che hanno a che fare con il paracord. Il titolare Vincenzo è stato molto gentile, mi ha contattato, mi ha detto che mi segue da anni e che gli avrebbe fatto piacere sostenere il mio canale regalandomi dell'equipaggiamento che potesse essermi utile durante le mie uscite. Io sono veramente contento, fa sempre piacere ricevere dei regali e devo dire che mi ha mandato della roba veramente figa, quindi non vedo l'ora di farvela vedere. Considerate che Black Squirrel ha un catalogo veramente ampio, vende prodotti già pronti, ma ha anche una linea dedicata al fai da te. Vi lascio qui sotto in descrizione il sito, andate a dargli un'occhiata perché c'è veramente il mondo e se siete degli appassionati di paracord troverete pari per i vostri denti. Facciamo una veloce panoramica degli oggetti che sto per mostrarvi. È un unboxing fittizio, nel senso che, preso dalla curiosità, ho già aperto il pacco. Non è vero, l'ho aperto perché sono abbastanza ignorante quando si parla di accessori in paracord e quindi avevo paura di trovare all'interno cose che non sapevo cosa fossero. Poi che cacchio vi raccontavo? Partiamo da queste due mazzette di paracord 550, questo fa sempre comodo. Io lo utilizzo per realizzare le ridge line per montare il tarp. Queste due mazzette qua sono da 15 metri, però sul sito sono disponibili anche da 3 metri e da 30 metri. L'assortimento di colori è vastissimo. Guardate che carino il packaging, molto semplice, ma molto curato. Black Squirrel è un'azienda italiana che realizza prodotti in paracord 550 dal 2014. Da allora si dedica alla realizzazione di bracciali e articoli per l'outdoor, belli da indossare tutti i giorni, ma soprattutto utili come strumento tecnico, indispensabili anche per le situazioni di emergenza durante le tue escursioni urbane e all'aria aperta. Unica nel suo genere, grazie all'alta qualità dei materiali, vuole rendere i propri prodotti indispensabili per tutti coloro che fanno dell'avventura il proprio stile di vita. Il nostro paracord 550 Type 3 regge fino a 250 kg e all'occorrenza, una volta slacciato l'accessorio, può essere utilizzato per qualsiasi situazione di emergenza. Che si tratti di un laccio d'anfibio spezzato o di un rifugio di emergenza, il paracord è l'elemento di cui avrai bisogno. All'interno di questa scatola di cartone ci sono due bracciali realizzati su misura in base al diametro del mio polso. Ed eccoli qua, guardate che belli. Hanno la clip col logo Black Squirrel e questa qui ha addirittura un fischiettino di emergenza. Aggancia e sgancia perfettamente. Bisogna soffiare nel modo giusto, ma è veramente potente. Se siete degli smanettoni e amate il fai da te, invece di acquistare un bracciale già pronto su misura, potete acquistare un kit per il fai da te, come questo qui. All'interno di questa scatola ci sono quattro matassine da 3 metri e clip assortite di varie grandezze. Ce n'è addirittura una, c'è addirittura una clip survival, quindi con lo striker per l'acciarino incorporato. Vediamo cosa contiene invece questa busta. Ah, un bel portachiavi. Con il mini Fire Steel, con il moschettone e con due anellini. Che poi che cacchio faccio? Ah, un portachiavi! Cioè, come se non lo sapessi, cioè già lo so che c'è sta dentro. Cioè, proprio l'unboxing fintissimo. Si vede che non li faccio mai gli unboxing. Veniamo al pezzo forte che ho appositamente lasciato per ultimo. Una pouch col logo Black Squirrel sul davanti.
e attacchi molle sul retro, all'interno abbiamo una matassina da 3 metri. Dai, mettimela a fuoco. Non la vuole mettere a fuoco, va bene. fa un po' come dice lei sta videocamera. Poi abbiamo una collana, con il mini fire steel e relativo striker. Eccoci qua. Via. Poi abbiamo fire steel numero 1 con il cordoncino e lo striker. Devo cambiare impostazione di messa a fuoco perché è impostato sui miei occhi, quindi per fargli mettere la roba a fuoco me la devo mettere davanti agli occhi. Vediamo un po' se funziona. Comunque l'ultimo elemento all'interno della pouch è questo mega, niente, questo mega fire steel con il cordoncino intrecciato e con lo striker. Adesso magari faccio una ripresa migliore per farvi vedere nell'insieme tutto il contenuto della pouch. È gigante sto ferrocerio, è veramente enorme. Guardate l'intreccio, che bello. Un'altra matassina. E questa qui è la collana. Restate con me perché voglio provare un attimo entrambi i fire steel, vediamo come vanno. Questo qui direi che va più che bene. Adesso proviamo quello grosso. Vado di coltello, ragazzi, perché questi striker qui non sono molto affilati. È un problema di un po' tutti gli striker che arrivano in dotazione con i fire steel. Si è spento, vabbè, meglio così. Tanto era solo una prova. Direi che vanno alla grande entrambi i fire steel, sia questo grande e questo qua piccolo. Bene ragazzi, mi è fatto veramente piacere ricevere questi prodotti e mi sono divertito molto a mostrarveli. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi anche al mio secondo canale,
di seguirmi su Instagram e di dare un'occhiata alla mia pagina Amazon Influencer. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Grazie per avermi seguito anche questa volta, grazie a Black Squirrel per questi bellissimi prodotti e io vi do appuntamento ad un prossimo video.